Con l'Associazione Nazionale Carabinieri andiamo su nell'Alpe di Catenaia nella giornata che si festeggia il 69esimo anniversario della liberazione della provincia di Arezzo, ma in modo particolare di due territori, quello di Capolone e di Subiano. Un'occasione per stare insieme, un'occasione per far festa. Siamo ritornati a Fonte del Berigno dopo ben 37 anni, seguendo un progetto voluto dall'amministrazione comunale di Subiano, a cui ha aderito anche quella di Capolone. E allora andiamo insieme a Daniele Cionnini a conoscere tutte le associazioni che stanno lavorando dietro le quinte per offrire un buon momento conviviale a tavola, sì, tra buon cibo e buona musica, per una giornata all'insegna dell'amicizia e dello stare insieme, lo spirito giusto per ricordare anche l'anniversario della liberazione. Tende di Catenaia, della Proloco di Catenaia. Abbiamo qui il vicepresidente. Come sta andando questa festa? Mi sembra che stia andando molto bene, perché la gente sta mangiando, si diverte. Un'unione di intenti fra tutte le Proloco e le associazioni fra Capolone. Sì, sono riusciti a organizzare, a rimettere tutto insieme, tutte le frazioni, tutto il comune Subiano Capolona, tutti insieme, ecco, una bella manifestazione. Noi si è mangiato. No, non è poco anche aver mangiato. No, e anche bisogna ringraziare anche queste donne che si sono date da fare. Però noi qui si è partecipato a mangiare. E siamo contenti anche. Cosa avete fatto voi da mangiare per questa festa? Panzanella. Solo panzanella? Solo, vuoi provare? No. La cosa più pallosa l'ha andata a Catenaia. Guarda. Certamente era buonissima, perché l'ho mangiata anch'io. Non tutti la sanno fare. Siamo nelle cucine improvvisate della Proloco di Subiano, dove abbiamo Vasco Bobini che cuoce la pasta. Come sta andando? Anche come cuocitore di pasta. Come sta andando questa festa? No, bene, dai, è una bella iniziativa, un po' faticosa d'altra parte, però c'è stata un'ampia partecipazione di tutto l'associazionismo locale, quindi con l'unione si fa la forza e quindi non ce ne sono problemi. Potevamo assorbire anche più gente di quella che c'è, quindi non c'è problema. Quanta pasta avete fatto? E per ora siamo al 40° chilo. Non è poco. Non è poco, comunque si era pronti anche a molto di più. Certo. Siamo arrivati allo stand dei salsicci, della porchetta, del vino, organizzato dalla Proloco di Castelnuovo. Quanta porchetta avete fatto? Moltissima, molta porchetta e moltissimi salsicci. È una cosa bellissima. La cosa bellissima è che tutte le associazioni, sia di Subiano che di Capolone, hanno collaborato insieme. È la prima volta e penso e spero che non sia l'ultima. Certo, speriamo che non sia l'ultima. E oltre la porchetta avete fatto salsicce, porchetta, poi c'è la Proloco che ha preparato, di Subiano, che ha preparato la pasta asciutta, poi ci sono le bruschette Catenaia, poi i dolci la Proloco di Capolona, e tutti insieme si è dato da mangiare alle persone che sono venute. Quante persone siete che collaborano in tutto? No, la vostra associazione? La nostra, siamo in diversi, qui saremo in una ventina all'incirca. Thank you.
Fortunatamente è una buona giornata, una bella giornata per una commemorazione importante, allietata da due fatti importantissimi, scusate la ripetizione, ma ci sta. Il fatto più bello di questa cosa è la collaborazione di queste associazioni che fanno assolutamente da ponte a un territorio che è sicuramente interessato dalle solite necessità, dai soliti problemi, purtroppo, che ce ne sono, e potrebbe essere sicuramente meglio risolti se affrontati nell'insieme. Con le associazioni diamo la dimostrazione che insieme si riesce meglio. Siamo infine al dolce, e il dolce ci ha pensato la Proloco di Capolona. Vediamo un po' se troviamo il presidente o Marachene. Allora, come sta andando questa distribuzione? Bene, i dolci va benissimo. Quante dolci avete fatto? Per 3.000 persone, no, scherziamo. Ma quante persone è venuto? Non lo so, 1.000, 1.500. Ma è la prima volta che noi veniamo qua su come Proloco di Capolona, è la prima volta che facciamo, diciamo, una manifestazione tutti insieme, che è una cosa veramente eccezionale, perché poi ci conosciamo tutti e lo facciamo per una cosa importante, perché volevo dire, questa è una giornata particolare che dovremmo tutti, diciamo, tutti avere, pensare a quello che hanno fatto i nostri nonni, i nostri bisnonni in questa giornata. Io sono felice di essere qui, noi della Proloco siamo felici di essere qui, abbiamo fatto i nostri sforzi vediamo che sono stati appagati, perché la gente c'è, la gente penso che sia contenta. E cosa vi devo dire? Io penso che una giornata come questa, specialmente come avevi detto te, con tutte queste Proloco, queste associazioni, venga ripetuta, perché effettivamente è una cosa veramente, non diciamo bella, ma anche da persone intelligenti. Abbiamo i cuochi di Castelnuovo che hanno cotto le mitiche salsicce fatte da Luca Biondini. Nell'occasione ha detto tutti prosciutti, ragazzi. Vedo che siete abbastanza sudati. Sì, no, non molto, cioè abbiamo una temperatura media di 65 gradi. Comunque va bene così, dai. È una manifestazione che deve essere fatta. Deve essere sudata, dai. Deve essere sudata. Poi avete fatto anche la porchetta, vero Biondini? Anche la porchetta abbiamo fatto, sì. Mitico. Alla grande.